Un quadro di un'autorità in piena salute che ha saputo negli ultimi tempi rendersi via via più efficiente, riducendo le spese e ottimizzando le risorse a disposizione. Tira le somme l'Assemblea di Auri, l'autorità umbra per rifiuti e idrico, che nel corso della sua ultima riunione ha approvato il documento unico di programmazione 2022-2024. In arrivo 1 milione di euro di avanzo di amministrazione 2020 volto al finanziamento di progetti per la raccolta differenziata dei 92 comuni umbri. Nello specifico le misure dovranno riguardare politiche di prevenzione e di preparazione al riuso dei rifiuti, azioni volte alla promozione dell'uso delle cassette dell'acqua per abbattere l'utilizzo della plastica. A quei comuni che risulteranno essere virtuosi nelle più elevate percentuali di raccolta differenziata verrà assegnato un bonus ulteriore di finanziamento, come deliberato dal Consiglio Direttivo. Un segnale di attenzione, a detta del Presidente Auri Antonino Ruggiano, per coloro che si impegnano nell'incremento della raccolta differenziata. Su quest'ultimo aspetto i dati regionali 2020 evidenziano una sostanziale costanza rispetto a quelli 2019. Nel 2020 la percentuale di raccolta differenziata in Umbria è pari a 66,2%, valore superiore alla soglia obiettivo del 65% posta dalla normativa nazionale, ma ancora distante dalla soglia obiettivo del 72,3% posta dalla pianificazione regionale. Per i 4 subambiti l'incremento più significativo nel 2020 è stato quello del subambito 1, che comprende i comuni dell'Alto Chiascio, dell'Alto Tevere e che ha segnato più 2,2 punti percentuali, fermandosi appena sotto la soglia dell'obiettivo del 65% per la raccolta differenziata. Non significativo l'incremento dell'area del subambito 2, in cui rientrano i comuni del Perugino, del Trasimeno e dell'Assisano, che segna un più 0,2% e si ferma appena sotto il 69%, valore ampiamente superiore alla soglia obiettivo nazionale. Analogo l'incremento dell'area del subambito 3, con i comuni del Folignate, dello Spoletino e del Nursino, più 0,2%, che rimane molto distante dagli obiettivi, assestandosi al 55,6%. Il dato medio dell'area del subambito 4, con i comuni del Ternano e dell'Orvietano, subisce una flessione per il secondo anno consecutivo e scivola al di sotto della soglia obiettivo regionale, che aveva invece superato nel biennio precedente. 17 sono i comuni che nel 2020 hanno superato la soglia obiettivo del 72,3% individuato dalla normativa regionale per l'anno 2019. 18. Bastia, Todi, Bettona, Torgiano, Piegaro, Paciano e Valfabbrica. Ben 41 quelli che non raggiungono il 65% di raccolta differenziata. 34 quelli che la oltrepassano. Tra i 5 comuni principali dell'area del subambito 1, quello di Gubbio, che nel periodo secondo semestre 2017, primo semestre 2019, non aveva mostrato alcuna dinamica, rimanendo fermo su valori inferiori al 54%, mostra un trend di crescita nel secondo semestre del 2019. Fino a raggiungere il 67% nel quarto trimestre. Nel 2020 il trend non prosegue, l'indicatore mostra solo oscillazioni intorno a questo valore. La percentuale della raccolta differenziata di Gualdo Tadino, che nella prima parte del 2016 aveva mostrato un incremento molto forte da valori poco superiori a 50% a valori superiori a 65%, a partire dal 2017 presenta oscillazioni fra 65% e 69% senza ulteriori trend di crescita.